sacrifice del sacrificio di Gesù il Cristo, purificali da ogni colpa, perché possano partecipare alla gloria del Signore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Caro papà, cara mamma, al contrario di come è stato per tutta la mia vita, siete voi oggi che dovete ascoltarmi. Non potevo avere genitori migliori di voi. Mi avete insegnato i veri valori della vita, l'onestà, l'amore per il prossimo, l'umiltà. La vostra casa era un rifugio sicuro per tutti noi. Siete stati sempre presenti e sempre disponibili. Ci avete insegnato quanto può essere immenso l'amore di un padre e di una madre, conducendo una vita semplice e facendo immensi sacrifici per poter concedere a noi un futuro migliore. Non ricordo una volta in cui abbiate pensato a voi. Veniva sempre prima la famiglia per essere felici. Vi bastava stare insieme e fino all'ultimo è stato così. Mi scoppia il cuore tanto dolore al pensiero di non vedervi più. Con la vostra macchinetta passare e venirmi a trovare al negozio. Io, il nostro ultimo braccio, martedì mattina, quando partivo per andare a prendere il resto della famiglia, con il vostro amato piccolo Leo. Era quasi un presentimento con te, mamma, che mi hai detto sbrigati a tornare che mi manchi già. Sono qui, mamma e papà, ci siamo tutti, per dirvi che vi amiamo e che non possiamo pensare ad un futuro senza di voi, ma che saremo forti, perché anche nella morte che vi ha visto uniti, siete stati un esempio di amore. Non voglio dirvi addio, perché vi sento qui, accanto a me, a noi, perciò vi dico ciao papà mio e mamma mia.